La pelle dell'assassino sotto le unghie di Fulvio Dolfi. Ha provato a difendersi con la forza della disperazione. Il 62enne pregiudicato, massacrato a coltellate nel suo appartamento di via Rocca a Tedalda, sigillato da giovedì, giorno del ritrovamento del corpo straziato. La scientifica ha rilevato materiale organico sul corpo di Dolfi e sotto le unghie, probabile a questo punto l'estrazione del DNA. I fendenti sarebbero stati vibrati con un solo coltello e con una sola mano. È l'ipotesi che sarebbe emersa dall'autopsia effettuata sul corpo dal medico legale Rossella Grifoni. L'esame stabilirà con esattezza anche il giorno del decesso che, secondo quanto emerso dopo una prima ricognizione esterna, potrebbe essere avvenuta 3-4 giorni prima del ritrovamento. Intanto gli inquirenti stanno continuando a sentire testimoni, per lo più conoscenti. Secondo le testimonianze dei figli, Dolfi era padre di 4, nessuno viveva con lui, la vittima domenica scorsa era ancora viva. Al vaglio anche la vita personale del 62enne, ma non si trascura il contesto esterno. Il quartiere dove c'è stato l'omicidio ha una storia lunga e consolidata di piazza di spaccio e traffico di stupefacenti, benché rispetto ad altre aree di Firenze siano più ridotte le segnalazioni di fatti di cronaca nera. La stessa vittima aveva precedenti specifici.